Gianbruno, il fidanzato di Giorgia Meloni, che ha un talk politico dove parla spesso del governo presieduto dalla sua fidanzata Giorgia Meloni. Penso che dovrebbe fare qualsiasi altra cosa tranne che quella, per magari occuparsi, che ne so, di una rubrica di gastronomia o di giardinaggio, perché se ti occupi della tua fidanzata, se ne parli male, fai ridere perché si pensa che devi risolvere i tuoi problemi coniugali a casa, nel tinello e non in televisione. Se ne parla bene, si pensa a un caso di servilismo, non l'unico, ma insomma questo pure in conflitto di interessi, quindi sì, dovrebbe cambiare ramo. Ma questo governo, quando il centrodestra ha vinto le elezioni, grazie anche alle divisioni dei suoi avversari il 25 settembre dell'anno scorso, ho pensato che sarebbero durati almeno 5 anni. Adesso li vedo talmente malmessi che non ne sono più così sicuro, anche perché spesso l'opposizione se la fanno da soli e quando la Presidente del Consiglio non si fida di nessuno ed è costretta a rinchiudersi nel suo bunker familiare con la sorella, col cognato Lollobrigida e col fidanzato Gianbruno, poi si scopre che Lollobrigida e Gianbruno sono i veri capi dell'opposizione, allora la situazione per lei si fa veramente preoccupante. Emergenza e informazione, la RAI è una parte di questa emergenza, i 5 Stelle non sono riusciti a riformarla per la semplice ragione che non hanno mai avuto il 51% e quindi hanno governato in coalizione con la Lega che ha occupato pezzi importanti della RAI, poi con il PD che da sempre occupa pezzi importanti della RAI anche quando grida alle occupazioni altrui, poi Di Maio ci ha preso gusto e ha infilato anche qualche suo omino. Anche se a loro merito va detto che l'amministratore delegato della RAI, Gialloverde Salini, non aveva nulla a che fare con i 5 Stelle e nemmeno il direttore del TG1 Carbone, che infatti ha fatto il TG1 di maggiore successo degli ultimi anni, anche se l'hanno subito fatto fuori. Dovrebbero adesso proporre una riforma per buttare fuori i partiti dalla RAI, avvertendo che la riforma va in vigore dalla prossima legislatura, così nessuno degli attuali occupanti avrebbe nulla da temere, però lascerebbero in eredità, quando ci saranno le prossime elezioni, una RAI finalmente libera di informare, fermo restando che poi l'informazione non la fa soltanto la televisione, la fanno anche i giornali, e quindi invito tutti a leggere il Fatto Quotidiano, che è particolarmente sotto attacco in questo periodo. E poi si fa anche nella società civile, io la faccio anche a teatro, per esempio, anzi, siete tutti invitati il 29 ottobre alle ore 21 al Teatro Michelangelo di Modena, e quindi ci vediamo lì per i migliori danni della nostra vita. Vi aspetto.